Ciao amici, sapete che la pancia gonfia rende anche irritabili e nervosi? A chi lo dici? È una condizione molto fastidiosa in cui tutto dà fastidio. Se vogliamo mettere KO la pancia gonfia e il gonfiore, come dico sempre, bisogna pensare prima di tutto al cibo. Ma cosa dobbiamo mangiare? Ecco i miei 5 alimenti utili selezionati per disintossicarci e ridurre del tutto il fastidiosissimo gonfiore alla pancia. Ma oggi non voglio dirvi solo quali alimenti mangiare, ma anche i miei trucchi per farli funzionare al meglio. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Amici, se vi interessa questo argomento, ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito. Trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra. 1. Ananas. Diuretico e disintossicante, contiene bromelina che migliora la digestione e l'eliminazione. Il mio trucco è mangiarlo prima dei pasti come antipasto con un po' di peperoncino, così attiva anche il metabolismo grazie all'effetto termogenico della capsicina piccante. 2. Banana. Contiene potassio che aiuta a contrastare l'eccesso di liquidi e ritenzione. Il trucco è mangiarla come spuntino dolce a metà pomeriggio, così si evitano le schifezze e si arriva a cena con meno fame e tentazioni. 3. Curry. È una miscela di spezie antifermentativa, quindi nemica del gonfiore, ma io non conosco la cucina indiana. Ecco il mio segreto: per usare il curry non serve essere chef internazionali, basta aggiungerne un po' in cottura a verdure, carne, pesce o al sugo della pasta. 4. Tè di zenzero. Lo zenzero ha proprietà antiossidanti, antibatteriche ed è un ottimo alleato contro il gonfiore della pancia, soprattutto quando si dilata dopo avere mangiato. Il mio segreto è questo: provate a bere la tisana di zenzero durante i pasti. Vuoi dire fredda? No, proprio calda. Così favorisce la digestione ed evita il gonfiore. Ho descritto numerose ricette di tè e infusi di zenzero in questi video. E se volete conoscere le mie ricette, trucchi e strategie per stare in forma, è facile! Basta iscriversi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche per essere avvisati e non perdere neanche uno dei miei consigli. Quinto alimento, la cipolla. Contiene quercitina, un principio attivo antiossidante che può aiutare il corpo a eliminare il gonfiore e la ritenzione. Il mio trucco? Usare la cipolla rossa, che è più dolce, e tritarla molto ma molto fine. Se mangi consapevole, vivi meglio!